Un secondo solo che stiamo avviando la diretta. Ammetto io, Giulia. Sì, fai pure, grazie. Ok, mi sembra che la diretta sia partita. Vuoi aspettare altri 2 minuti, Filippo? Va bene. Facciamo una prova. Mi senti, Giulia, mi sentite bene? No, forse è meglio se metto questo. Vediamo. Sentite meglio così? Forse sì. Prova. Io Uno, due, tre, prova. Ah, ti sento meno, sinceramente. mi senti meno? Ah, Sì. boh, allora. Allora meglio. Ok, meglio così. Ok. Ok, se sei d'accordo, io direi di partire. Sì, benissimo per me. Buonasera a tutti, sono Giulia Cenzi del direttivo House Padova. Questo webinar fa parte del progetto House in Rete, un progetto nato durante il lockdown per cercare di coinvolgere e tenere uniti alcuni gli studenti legati al mondo forestale, ma non solo. Questo webinar, come quelli scorsi, verrà registrato e lo troverete disponibile nella pagina Facebook di House Padova e successivamente nel canale YouTube di House Italia. Vi presento ora il relatore, Filippo Zibordi, Buonasera a tutti. laureato in scienze naturali, che svolge da più di 20 anni attività di ricerca, conservazione e comunicazione della fauna alpina, con particolare riferimento ai grandi carnivori. Attualmente si occupa anche di progetti di salvaguardia di altre specie di orsi nel mondo. E il webinar sarà articolato in due parti, una prima parte riguardando la biologia e pensavamo di, dopo quella prima parte, effettuare un po' di domande, mentre altre potete farle anche alla fine. Vi chiedo una cortesia di tenere microfoni e fotocamere spente e ora lascio la parola a Filippo. Grazie. Bene, grazie Giulia, grazie ad AUSF per avermi invitato, per aver pensato a me per questo approfondimento sull'orso e grazie a tutte le persone che sono collegate. Saluto quelli che mi conoscono, come si dice alla radio. Comincio intanto a condividere lo schermo, così vediamo se le cose tecniche funzionano. Chiedo a Giulia se di darmi conferma. A voce, se si vede tutto. Sì, si vede tutto, perfetto. Benissimo. Allora si può cominciare. Come ha detto Giulia, mi è stato chiesto di fare una breve introduzione per spiegare chi è l'orso, quindi sulla biologia dell'orso bruno, quindi dell'orso che vive in Italia, e poi invece di parlare dello status, dei valori emergenti e delle criticità che la presenza del plantigrado pone in Italia. Mi era stato peraltro anche chiesto di parlare un po' della mia, tra virgolette, carriera, perché appunto magari qualche studente potrebbe essere interessato a capire come si fa a diventare zoologo, ma a parte che mi imbarazzava molto farlo, preparare delle slide e un discorso su di me, penso che sarebbe stato fin troppo lungo, quindi lascerei questa parte eventualmente alle domande finali se avete curiosità, se davvero c'è una curiosità in questo senso. Cominciamo allora a parlare di chi è l'orso. L'orso è un animale che appartiene all'ordine dei carnivori, un termine che, come molti sapranno, ha una valenza sia, diciamo, volgare, relativa al fatto degli animali che si nutrono di carne, e non è che si nutrono solo di carne, ma anche una valenza tassonomica.
Quindi l'orso insieme per esempio al lupo e alla lince fa parte di quei, appunto, di quegli animali che derivano dai miacidi, quindi un gruppo animale apparso sulla Terra circa 50 milioni di anni fa e che era caratterizzato dalla presenza di un adattamento, di una novità evolutiva che si sarebbe rivelata particolarmente vincente, i dentiferini, quindi la trasformazione di alcuni denti molari e premolari, cioè di un molare e un premolare corrispondenti, che invece che essere piatti, ad un certo punto assunsero una forma invece più acuminata e quindi divennero degli strumenti terribili, più che per uccidere, per dilaniare, per strappare, per spezzare sia la carne, la pelle delle prede, ma anche le ossa. Dicevo, uno strumento particolarmente vincente perché da allora sostanzialmente l'ordine dei carnivori si è molto differenziato. Quando parliamo di orso, parliamo di un animale che però appartiene a una famiglia piuttosto poco invece differenziata nel mondo. Esistono la famiglia degli ursidi, a cui appartengono 8 specie. Mi verrebbe da dire, a parte l'orso bruno, non particolarmente diffuse sulla Terra. Dico questo pensando per esempio invece all'elemento centrale della diapositiva che vedete, perché appunto i canidi sono invece particolarmente plastici e quindi molto, molto diffusi. Quando parliamo di orso bruno delle Alpi parliamo quindi di una specie Ursus arctos ed in particolare di una sottospecie Ursus arctos arctos, che è la sottospecie presente sostanzialmente in tutta Europa, a parte appunto l'endemismo dell'orso marsicano, quindi di quella sottospecie, di quella specificità solo italiana, che vive nel parco nazionale, diciamo nella zona del parco d'Abruzzo, Lazio e Molise, e di cui però appunto, se volete, ne parleremo attraverso le domande, mentre diciamo che tutta la presentazione di oggi è incentrata sugli orsi delle Alpi. L'orso è un animale, è uno dei più grandi mammiferi terrestri europei, non ha bisogno appunto di presentazioni, questa è forse ridondante per tutti voi, è un animale che può raggiungere fino ai 2,5 metri dalla punta del naso alla punta della coda. Una cosa che però nella mia vita professionale mi è capitato di scoprire, che pochi invece conoscono, è il fatto che la coda sia molto corta. Quando lavoravo al Parco Anello Brenta era uno degli elementi che usavamo per verificare se un avvistamento, se un presunto avvistamento di orso, cioè per confermare un presunto avvistamento di orso, nel senso che se chiedevamo aveva la coda, ci rispondevano sì, aveva la coda molto folta, ecco, probabilmente chi aveva incontrato un orso in realtà si era imbattuto in un Terranova. Può far sorridere, addirittura quando si parla di riconoscimento dell'orso verrebbe da dire, beh, l'orso è un animale assolutamente inconfondibile, ma in realtà queste due cose che vi faccio vedere sono fatti realmente accaduti nel cimitero del paese di Strembo, dove c'è la sede del Parco Anello Brenta. Nei primi anni dopo l'avvio del progetto Life Ursus c'era un orso nel cimitero che invece in realtà poi si è rivelato essere un Terranova. Parimenti, i carabinieri chiamarono la squadra di emergenza dicendo di aver investito uno degli orsi del Life Ursus e quando in realtà arriva la squadra di emergenza si scoprì che si trattava di un cinghiale. Sono cose che fanno sorridere, le racconto per l'appunto come aneddoti. In realtà però un conto è vedere un Terranova come nella fotografia che vi sto mostrando io o un cinghiale come lo vedete sulla destra e un conto invece è qualcosa di questo genere, che è preso da una rivista che parla dei Monti Cantabrici. Qui potrei chiedervi, farvi l'indovinello, che cos'è secondo voi? Ecco, in questo caso era un orso, però è chiaro che l'osservazione a buio e magari non nella totalità del corpo può indurre a scambiare l'orso per alcuni altri animali. Non pensate appunto che sia così strano, perché come vedremo tra poco, gli orsi non sono tutti lunghi 2,5 metri, ce ne sono anche di più piccoli. Per esempio, appunto, guardate questo cucciolo sulla sinistra, ecco, probabilmente il carattere che al volo mi fa riconoscere che non si tratti di un cinghiale è proprio l'assenza della coda. Questa diapositiva mi dà anche il là per parlare del colore, della colorazione del mantello dell'orso. Vedete che in questo caso la femmina ha questo pelame di color marrone, orso bruno, quindi proprio il suo nome volgare viene dal fatto che la colorazione del mantello è bruno, però abbiamo tutta una serie di gradazioni che ancora una volta dipendono dalla tipologia, dall'individuo, ma anche dalla illuminazione di quel giorno. Questa che vedete è una fotografia della provincia autonoma di Trento, quella sulla sinistra è Jurka, una delle orse traslocate dalla Slovenia, non era in realtà così nera,
sembrava marrone, probabilmente qui c'è stato un gioco di luce perché si trattava di un momento all'imbrunire. Quelli sulla destra sono i suoi figli JJ1, JJ2, JJ3, che hanno avuto in realtà poi tutti una brutta fine, probabilmente perché la madre purtroppo aveva loro insegnato un'eccessiva confidenza. All'estremo opposto abbiamo questo che è stato erroneamente chiamato dalla stampa l'orso albino. Non si tratta infatti di un orso albino, nel senso che non aveva la mutazione del gene che dà origine all'albinismo, ma era semplicemente un orso particolarmente bianco, particolarmente appunto chiaro, e ancora una volta anche in questo caso qui è su un grattatoio la luce ha fatto parecchio, cioè il fatto che fosse illuminato in questo modo lo faceva sembrare un fantasma, quasi un orso polare. Dicevo che gli orsi sono animali sostanzialmente molto grandi, per certi versi inconfondibili, però vi avevo già anticipato, e lo vediamo apparire adesso, che esiste una grande variazione ponderale tra i diversi individui che appartengono alla sottospecie alpina. Come ho scritto qui nella parte centrale, si passa dai 50-60 kg per le femmine più piccole. Mi viene in mente Kirka, una femmina liberata a 3 anni di età in Trentino e prelevata in Slovenia che pesava 60 kg, e si supera, anche se raramente, i 300 kg, arrivando a dei pesi anche superiori, appunto, diciamo intorno ai 350. Come vedete sotto, una prima caratteristica che determina il peso, che influisce sul peso degli animali, è il sesso. I maschi pesano di più delle femmine. La seconda caratteristica è l'individualità. Quindi appunto esattamente come negli uomini ci sono uomini più magri o più corpulenti e dall'altra parte invece appunto persone più appunto insomma esattamente come negli uomini ci sono quelli grandi e quelli piccoli. E infine il terzo fattore è legato al periodo dell'anno. L'orso, come vedremo tra poco, è un animale che va in ibernazione. Durante l'ibernazione non mangia, quindi per quei 4-5 mesi deve sostentarsi utilizzando il grasso che ha accumulato prima del periodo dell'ibernazione. Voi capite quindi che se noi pesiamo e anche avvistiamo un orso a novembre, a fine novembre, appena prima che vada in letargo, avremo davanti un animale paffuto. Viceversa, se lo avvistiamo all'inizio di aprile, quando esce appunto dalla tana, avrà perso in media un terzo del suo peso, che non è male se ci pensate, vorrebbe dire che una dieta istantanea in 4 mesi arrivare a perdere un terzo del peso, scommetto che molti di noi, me compreso, ci farebbero la firma. Un'altra cosa che vedete da questa diapositiva è il fatto che i piccoli al momento della nascita sono davvero molto piccoli. Se fate un paragone con l'uomo, vedete che siamo sui 200-300-400 grammi a fronte di femmine che possiamo dire appunto mediamente pesano 90 kg. Quindi per fare una battuta penso che il parto per le femmine di orso sia decisamente meno doloroso che non per le femmine della specie umana. Però il latte delle femmine d'altra parte è veramente molto nutriente, tant'è vero che appunto all'uscita dalla tana i piccoli, quindi a 4 mesi di età, pesano già 5-6 kg e come vedete dopo un anno arrivano a pesare già 25-30 kg, quindi un accrescimento davvero molto molto elevato. È un animale dalla mole massiccia e che quindi si regge su degli arti particolarmente massicci, degli arti che sono pentadattili, quindi hanno 5 dita, con le unghie non retraibili, esattamente appunto come il cane, e è un animale che viene definito plantigrado, cioè appoggia per terra l'intera pianta dell'arto posteriore, esattamente come facciamo noi. In realtà sarebbe giusto, come ho scritto, chiamarlo semiplantigrado perché diciamo che l'appoggio avviene in maniera completa per quanto riguarda gli arti posteriori, che sono quelli che vedete sulla destra in basso, mentre l'appoggio avviene non in maniera totale, quindi escludendo la parte dell'osso sesamide, che è quello che vedete nella figura in basso centrale, è un po' come se rimanesse quindi sollevata la zampa anteriore. Molto raramente l'impronta reca il segno di questo osso sesamide. Quindi, per semplificare la questione, il piede, cioè l'arto posteriore di un orso, assomiglia in qualche modo, se volete, al nostro piede, anche se è grosso come uno scarpone di uomo. Guardate lassù la scarpa del forestale sloveno, lo scarpone da montagna, ecco, è più o meno di quelle dimensioni, mentre per quanto riguarda la zampa anteriore parliamo appunto di una zampa molto larga ma più quadrata, mentre quella posteriore è più assimilabile a un
ha una specie di rettangolo con la base però che si rimpicciolisce. Proprio il fatto che sia un animale plantigrado fa sì che l'orso, innanzitutto l'orso è in grado di correre a quattro zampe a una velocità che per noi è il sogno, quindi raggiunge appunto anche i 40, 45, 50 km all'ora secondo qualcuno, è in grado di nuotare benissimo ed è in grado anche di arrampicarsi sugli alberi. Ragion per cui, detta con una battuta, a me quando mi dicono che l'orso è un animale aggressivo e che qualcuno si è salvato dall'aggressione dell'orso arrampicandosi su un albero, mi viene da sorridere, nel senso che chiaramente se l'orso volesse il nostro male riuscirebbe a prenderci ovunque. Proprio il fatto però di essere un semiplantigrado permette all'orso di alzarsi sulle due zampe, atteggiamento che viene spesso male interpretato. Viene male interpretato nel senso che mi è capitato tante volte di sentire persone raccontare oppure di leggere sui giornali che l'orso stava per aggredire e a dimostrazione di questo si era alzato sulle zampe posteriori. In realtà alzarsi, come vediamo nella fotografia di destra, non è un segno di aggressività, ma un segno di curiosità. Gli orsi che si alzano in questa maniera lo fanno per interrogare, per curiosità, quindi per capire qualcosa in più del mondo, utilizzando i due sensi che sono loro più consoni, che sono l'udito e l'olfatto. Gli orsi non sono animali ciechi, non è vero che ci vedono male, però semplicemente indagano il mondo non come facciamo noi, quindi usando soprattutto la vista, ma usando soprattutto l'olfatto e l'udito. In realtà però proprio queste due caratteristiche di cui ho parlato, quindi la grandezza, la mole e il fatto che si possa alzare su se stesso, lo rendono da una parte una specie di fratello maggiore o di divinità, lo hanno reso nei secoli dei secoli, ma dall'altra parte oggi contribuiscono alla sua fama negativa, nel senso che proprio per il fatto che è in grado di azioni di elevata violenza, e ogni tanto nel mondo succede anche che altre specie di orso, altre sottospecie facciano del male, attacchino le persone o addirittura le uccidano, ha gettato un'ombra negativa anche sul nostro orso. E chiaramente gli episodi che sono avvenuti, diciamo, negli ultimi 7 anni proprio in Trentino non hanno contribuito alla sua fama, soprattutto il modo in cui sono stati comunicati. Mi riferisco ai 5 episodi di aggressione che sono avvenuti appunto proprio in Trentino ad opera appunto di 4 diversi orsi, perché due attacchi sono stati compiuti da KJ2 e un attacco ciascuno da Danica, JJ4 e M57. Se non vado errato. Episodi che chiaramente, pur con tutta la appunto attenzione e pur con tutta l'empatia per le persone che li hanno subiti, appunto poveri loro, e quindi con tutta la vicinanza, dal punto di vista, come dire, tecnico e scientifico, vanno contestualizzati. Statisticamente, tenendo conto delle migliaia di incontri che sono avvenuti in realtà negli ultimi 20 anni in Trentino. Quindi dal punto di vista statistico queste 5 aggressioni, ripeto, pur con il rispetto massimo delle persone che le hanno subiti, devono trovare numericamente la loro ragion d'essere. La loro ragion d'essere, per esempio, a fronte invece di studi numerici come questo che abbiamo realizzato al Parco Adamello Brenta ormai 5-6 anni fa e che potete scaricare dal sito del Parco Adamello Brenta, quel libro che vedete in basso, nel quale, per esempio, eravamo andati alla ricerca degli incontri ravvicinati tra uomini e orsi, e in questi primi 355 incontri documentati non c'era stata neanche un'aggressione e c'era stato neanche un falso attacco, quindi neanche un tentativo di imposizione di forza da parte dell'orso. Ma come vedete, nella stragrande maggioranza dei casi gli orsi si erano o se le erano date a gambe rapidamente oppure si erano allontanati con calma. Chiaramente poi aumentando la N, quindi aumentando gli incontri, si è arrivati a delle aggressioni, però appunto, ripeto, questo va circostanziato, almeno dal punto di vista scientifico, in quello che è la realtà. In particolare circostanziato sulla base degli elementi che accomunano queste aggressioni, che secondo la comunità internazionale, sono tutti, la comunità internazionale di scienziati, di esperti di orso, sono tutti da attribuire, anche se può sembrare paradossale dirla in questo modo, alla paura dell'orso nei nostri confronti. Può sembrare paradossale perché spesso quando parlo di queste cose in Trentino, dal vero, pre-Covid, quindi nelle aule o nelle sale conferenze, la gente salta su dicendo: ma come, no, siamo noi che abbiamo paura dell'orso, cosa c'entra la paura dell'orso nei nostri confronti?
In realtà l'orso non è un animale cattivo, non è un animale particolarmente aggressivo, ma è semplicemente un essere vivente, un animale selvatico. E quindi chiaramente la sua, esattamente come il lupo, le sue reazioni sono, nella stragrande maggioranza dei casi, dettate dalla paura nei nostri confronti, oppure dalla sorpresa o dalla necessità di, difendere una risorsa, come può essere appunto i cuccioli. Oppure può essere la difesa del loro cibo, appunto come una preda, o di un cassonetto dei rifiuti che loro sentono come loro. È per questo che in realtà, sostanzialmente, ad oggi è sufficiente eliminare, minimizzare questi elementi per poter camminare in maniera assolutamente tranquilla in un bosco, attraverso questi semplici consigli che ho messo sulla parte bassa della diapositiva. Cioè, banalmente, farsi sentire, a me non piace molto l'idea del campanellino, che invece va molto di moda in alcune zone del Nord America. Non mi piace perché la montagna, a mio modo di vedere, è un luogo anche di silenzio, una specie di come entrare in chiesa. Non mi piacerebbe che tutti si munissero di questi campanellini. Banalmente, è sufficiente che una camminata rumorosa per potersi annunciare all'orso, tenendo conto appunto magari che quando si entra, quando ci si trova nelle zone, nella coralea dell'orso, cosa appunto che potrebbe essere sostanzialmente il Trentino occidentale, ci si deve muovere facendo particolare rumore quando ci si muove all'imbrunire, oppure quando ci sono dei cambi di pendenza, o quando si entra o esce da una radura. Ecco, quelle sono le zone chiaramente nelle quali è più facile cogliere di sorpresa l'orso. Però, ripeto, a fronte di, io penso, migliaia di persone, appunto, magari non in questo ultimo anno in cui anche le escursioni sono diminuite, ma diciamo in un anno normale, a fronte di migliaia di persone che frequentano i boschi del Trentino, gli incontri rimangono comunque degli effetti, degli eventi assolutamente rari. E ripeto, dal punto di vista numerico, le aggressioni, in questo caso metto dentro anche il lupo, le aggressioni sono statisticamente qualcosa che non conta. Lo ridico una terza volta, quindi con tutto il rispetto per chi le ha subite, non vorrei che succedesse a nessuno a me o a nessuno dei presenti, a nessuno dei miei conoscenti, però dal punto di vista statistico stiamo parlando di qualcosa di cui non dovremmo avere particolare paura. Sono altre le cose che probabilmente la mattina ci dovrebbero fare inquietare. Appunto, giusto per completare, visto che questo discorso spesso vede andare a braccetto orso e lupo, addirittura nel caso del lupo le aggressioni non si verificano perché il branco ha tante orecchie e tanti nasi, quindi ci sente ancora prima, ci sente ancora meglio dell'orso, e i lupi hanno ancora più paura sostanzialmente di noi. Quindi i casi registrati in realtà sono più ascrivibili. I casi che si registrano a tuttora, ma non in Italia, oppure nel passato in Italia, hanno a che fare con delle situazioni molto diverse da quella nostra, situazioni socioculturali oppure appunto addirittura animali malati. In entrambi i casi, però, i cani rappresentano una miccia, sia per l'orso che per il lupo, da tenere particolarmente sotto controllo. Chiudo la parentesi, poi appunto se volete, se ci sono domande tra poche slide, finisco e vi faccio vedere se ci sono delle domande. Di che cosa si nutre? Quindi torno alla parte di biologia. L'orso in qualche modo ci assomiglia perché è un animale onnivoro come noi e opportunista e abitudinario in qualche modo. Delle caratteristiche che potrebbero anche descrivere il nostro modo di mangiare. Questa foto che mi è stata passata dal collega Davide Righetti, è un orso che in realtà era stato morto investito. Questa foto mi permette di dirvi molto velocemente come la bocca dell'orso sostanzialmente ci faccia vedere la sua storia evolutiva. Perché motivo? Perché nella parte anteriore, quella dove vedete quei canini, quegli incisivi molto sviluppati, è una bocca particolarmente, diciamo, tipica degli animali carnivori che devono appunto strappare, dilaniare. Viceversa, la parte invece posteriore della bocca è più simile a quella dei ruminanti, degli erbivori. C'è la presenza di questo grande buco, vediamo se riesco a farvelo vedere qui con il mouse, che è il diastema, è tipico degli ungulati che in quella parte accumulano le parti vegetali per triturarle. E se vedessimo dall'alto, vedremmo che anche i molari sono molto diversi da quelli, per esempio, di un lupo o di una lince. Quindi anche i dentiferini, di cui vi ho parlato all'inizio, in realtà nell'orso sostanzialmente non esistono più, perché la parte posteriore
della bocca dell'orso si è sostanzialmente trasformata per andare dietro alla spiccata indole vegetariana dell'orso, quindi per adattarsi a mangiare vegetali. L'orso però rimane appunto la stessa velocità evolutive diverse le troviamo anche nel resto del sistema digerente. L'orso chiaramente non è un animale erbivoro, quindi non ha, per esempio, lo stomaco tripartito tipico dei ruminanti, e quindi mangia molti vegetali, però non riesce ad assorbire molta energia. Ecco perché i suoi escrementi, qui ne vedete uno, in questo caso si era probabilmente mangiato un binocolo, no, sto scherzando, si era mangiato delle fagiole. Quello che vedete sono degli escrementi particolarmente grossi, che variano molto a seconda di quello di cui l'orso si è nutrito, e che però hanno al loro interno ancora vaste, diciamo, porzioni di, in particolare appunto nel caso dei vegetali, di sostanze che rimangono indigerite. È per questo che molto spesso non sono così puzzolenti come nel caso degli altri carnivori. L'orso mangia di tutto, abbiamo detto. Ho voluto riportarvi queste fotografie, appunto alcune le ho fatte proprio qua, quelle due in alto le ho fatte vicino a casa mia, quindi siamo abituati a pensare che mangi vegetali, mangia molte bacche, chiaramente non disdegna gli imenotteri, gli insetti che trova, sia se non sono ben protetti come in alto a destra con l'elettricità, però li va a cercare, vedete, anche nelle balle di fieno, nelle balle di insilato, dove probabilmente si annidano le tarme. È un animale carnivoro, non disdegna la carne se trova degli animali morti, grazie al suo potente olfatto. Non è un gran predatore, cioè non è in grado di predare attivamente animali selvatici, però appunto col suo olfatto riesce a scovarli, per esempio alla fine dell'inverno. Ricordo un anno nel quale uno degli orsi con il radiocollare che seguivamo, Danica, era arrivata in Val di Peio, nel parco dello Stelvio, dove c'era già un'alta densità di cervi, ed era rimasta per giorni, giorni e giorni a nutrirsi di tutti i cervi che le valanghe avevano prima ucciso e poi accumulato in un certo punto. Mi piace come elemento trash delle mie presentazioni parlare anche dell'ultima fotografia in basso a destra che rappresenta un orso. Cioè l'orso è anche cannibale. Questo anche un po' per smitizzare tutte quelle visioni un po' troppo bucoliche. L'orso è un animale selvatico come gli altri e quindi in realtà si nutre di carne a prescindere da quale sia la provenienza. Quello sulla destra era un orso che era caduto da un dirupo, probabilmente, che è morto, quindi è stato trovato alla base di una parete in Val di Laone, quindi nel Brenta meridionale, e un guardacaccia aveva visto, prima di scoprire che si trattasse di un orso, quello morto, aveva visto un orso che si nutriva di qualcosa. Quando l'orso che mangiava si allontanò dalla zona, il guardacaccia andò a prelevare dei resti che vennero analizzati dal punto di vista genetico e si scoprì appunto che orso non disdegna appunto di mangiarsi un altro orso. Al di là delle battute, uno studio che abbiamo realizzato nei primi anni 2000, quindi sulla base dei riscontri degli animali rilasciati in Trentino, aveva dato questi risultati, che erano appunto molto in linea con quanto occorso anche in altre zone, dall'Abruzzo alla Slovenia alla Spagna, in particolare appunto in Europa. In Europa l'orso è un animale onnivoro con un'indole spiccatamente vegetariana, più del 60% di quello che mangia sono vegetali. Vi dicevo che è un animale opportunista, quindi in realtà studi compiuti per esempio con gli orsi Kodiak, i Kodiak sono sempre Ursus arctos, anche se un'altra sottospecie, porterebbero a tutt'altro istogramma descrittivo. Per esempio appunto sono i Kodiak quelli che si nutrono dei salmoni, quindi laddove un orso trova una fonte di energia, chiaramente la sfrutta il più possibile. Dove vive l'orso? Beh, sarebbe sbagliato pensare all'orso, è sbagliato pensare all'orso e molti, in realtà moltissime delle critiche che vengono fatte al progetto di reintroduzione sono basate su questa errata concezione, cioè che l'orso abbia bisogno di wilderness, di zone meravigliosamente indisturbate. In realtà io mi sono fatto l'idea che questa errata concezione ci venga dall'aver guardato un po' troppo Quark o Geo & Geo. Lo dico appunto, è una battuta, ma credo che dipenda dal fatto che abbiamo nella nostra testa l'immagine degli orsi dell'Alaska piuttosto che della Kamchatka. Ora, l'orso è un animale estremamente adattabile che utilizza il territorio, si dice, a macchia di leopardo, ossia ha bisogno di zone molto indisturbate, dove per esempio reperisce il cibo, dove alleva i piccoli, dove trova la tana, dove sverna, però queste zone che potremmo assimilare appunto alle parti nere del
della pelliccia del leopardo, possono essere inframmezzate dal giallo sempre della pelliccia, che sono le aree meno idonee, ma che l'orso appunto utilizza magari in momenti dell'anno, del giorno particolari. Cosa vuol dire particolare? Vuol dire quando noi non ci siamo, quando noi dormiamo, oppure quando noi siamo in lockdown per il Covid. Ci sono tantissime valli, come quella di sinistra che vedete, che è la Val di Sole, che l'orso chiaramente ha attraversato. Le ha attraversate probabilmente non nel mezzo dei paesi, ma appunto utilizzando i viadotti, oppure utilizzando magari appunto anche le strade che noi percorriamo, però i momenti del giorno in cui noi non eravamo presenti. Dicevo, ecco, prima vi ho detto. Ha bisogno di quiete e di essere indisturbato, per esempio nel periodo degli amori che si svolge appunto tra la fine di maggio e il mese di luglio. È un momento particolare non soltanto per gli orsi e per le orse, ma anche dal punto di vista sociale, della dimensione sociale. Perché? Perché le femmine, come vedremo prima, perché intorno alle femmine i maschi arrivano a fiotte, mi verrebbe da dire, e quindi se ci sono delle zone in cui per qualche motivo c'è una concentrazione di femmine, magari anche solo due o tre femmine, si può verificare qualcosa che dal punto di vista naturale non è problematico, ma che può diventarlo, come dicevo, dal punto di vista invece sociale. Cioè il fatto di avere in una stessa zona magari 5 o 6 orsi in una zona molto ristretta, quindi magari un paio di femmine e 3-4 orsi maschi che da lontano, pur avendo passato il resto dell'anno altrove, in quel momento riescono a percepire la presenza della femmina, grazie in particolare all'olfatto, si pensa, e quindi arrivano appunto come fossero api al miele. E questo per esempio è successo appunto nelle Dolomiti di Brenta, nella parte orientale, piuttosto che nella zona del Monte Gazza Paganella, con appunto in qualche modo una paura crescente da parte dei residenti. Gli amori maggio-luglio, gestazione di 7 mesi come diapausa, cioè come sostanzialmente arresto dopo lo sviluppo dell'embrione, dopo le prime fasi di sviluppo dell'embrione si hanno 7 mesi di pausa e una gestazione vera e propria che dura invece soltanto 2 mesi. Quindi con i piccoli che nascono, come vi dicevo, come accennavo prima, che nascono a inizio, tra la fine di gennaio e inizio di febbraio, sono davvero molto piccoli per il fatto che in realtà la gestazione, anche se sembra durare 9 mesi, quindi come quella delle donne, in realtà ne dura soltanto due. E quindi i piccoli nascono molto piccoli, i cuccioli nascono molto piccoli all'interno delle tane, nascono ciechi e sordi e trascorrono i primi 2 mesi, i primi 2 o 3 mesi, senza neanche uscire dalla tana. Quando usciranno, come dicevo, intorno al mese di aprile, fine aprile, saranno le ultime le femmine insieme ai piccoli a uscire dalle tane, peseranno già appunto 5-6 kg e saranno già in grado di seguire la madre nelle circostanze, intorno, nelle prossimità della tana, e piano piano abbandoneranno la tana per andare in cerca di cibo. È questo peraltro il periodo in cui sostanzialmente, forse l'unico periodo della vita in cui l'orso è vulnerabile. Vi cito appunto per esperienze dirette il fatto che nel 2002 la seconda cucciolata degli orsi arrivati in Trentino, dell'orsa Maya, fu predata da parte di un'aquila. Maya, senza saperlo, forse proprio perché era arrivata in Trentino da solo un anno, scusate, nel 2003, aveva fatto la sua tana sotto diciamo, non lontano da un nido di aquila. E quindi un giorno ci accorgemmo che i suoi piccoli erano diminuiti di uno, quindi da tre erano diventati due. E per puro caso, qualche giorno dopo ritrovammo il cucciolo e l'autopsia stabilì appunto che era stato rapito da un'aquila che lo aveva poi buttato, lo aveva abbandonato probabilmente perché è disturbata senza riuscire a mangiarlo. I grossi nemici, quindi diciamo dei cuccioli, sono i rapaci, molto più raramente i lupi, e invece forse i nemici peggiori dei cuccioli sono i maschi che, se si imbattono in una femmina con i cuccioli, tentano di ammazzare i cuccioli per favorire l'andata in estro della femmina. Ho accennato prima al fatto che l'orso va in ibernazione, non si tratta di un vero e proprio letargo, è un rallentamento delle funzioni metaboliche, ma non è così spinto come accade appunto in altri animali come la marmotta piuttosto che i pipistrelli. Non essendo così spinto, non è una necessità inderogabile per l'orso, quindi non tutti gli orsi vanno in letargo tutti gli anni.
Concludo rapidamente questa parte dicendo che l'orso è un animale solitario, quindi gli unici momenti nei quali l'orso non sta da solo è sostanzialmente la femmina, il caso della femmina con i piccoli oppure nel momento riproduttivo. Può succedere, in basso a destra, un'altra fotografia della provincia autonoma di Trento, che dei fratelli, in questo caso sono due sorelle, nel momento in cui abbandonano la madre, dopo un anno e mezzo circa, continuino a passare del tempo insieme. In questo caso erano due femmine che andavano in giro, come vedete, per i frutteti, quello che vedete in basso sono prugne, appunto andavano in giro a fare delle scorribande insieme. Quando si parla di orso, in realtà le vocalizzazioni non sono sostanzialmente un segno di riconoscimento, perché l'orso, essendo solitario, non ha sviluppato, per esempio, tutta quella serie di, appunto, di vocalizzazioni tipiche, per esempio, dei canidi. Il suo suono, diciamo, più classico è chiamato ruglio, vediamo se lo sentite. Spero l'abbiate Non si sentito. sente, mi dispiace. Non si sente? No. Ah, ok, mi spiace. Non so, non va. Ok, era Forse può molto. alzare il volume del video stesso, non lo so. Beh, non è molto grave, semmai ve lo condivido. Non l'avete sentito di nuovo, non importa. È una specie, potrebbe assomigliare ad un ruggito. Lo faccio sentire più che altro perché mi è capitato più volte nella vita che qualcuno mi raccontasse di aver sentito l'orso, di aver detto: ma c'era l'orso nel bosco, l'ho sentito. In realtà, poi mi è capitato di appurare che la cosa che più spesso viene confusa è, per esempio, l'abbaio del capriolo piuttosto che una volpe. Questo per confermare il fatto che l'orso è un animale che è molto difficile appunto, che possa essere individuato attraverso vocalizzazioni. È più facile, per esempio, appunto, che lo si trovi attraverso altri segni di presenza, scusate, questo lo faccio vedere dopo, attraverso appunto i più classici segni di presenza, che sono appunto le impronte, gli escrementi, le unghiate e i peli, appunto nelle zone dei grattatoi, piuttosto che appunto con i segni di presenza un po' più difficili, che sono quelli appunto quelli legati appunto alle tane. Vedo che sono già passata una mezz'ora, quindi mi fermo qua con la parte di biologia e vi chiedo se ci sono intanto delle domande. Per ora nella chat non ne sono arrivate, però non siate timidi. Tanto dove pensate, io bevo, poi semmai vado avanti. Va bene, proseguo allora, tanto appunto ci sarà modo di fare domande anche alla fine se vi viene in mente qualcosa anche relativamente alla biologia. Vi ho parlato fino adesso di chi è l'orso. In questa seconda parte vi cercherò di parlare di dov'è l'orso e appunto di andare a terminare con quelle che sono i valori aggiunti che porta e anche le criticità sul territorio. L'orso è un animale che era presente in tutte le aree boscate, sostanzialmente fino d'Italia e anche d'Europa, fino al XVIII secolo. Poi, a causa innanzitutto delle modificazioni ambientali e secondariamente della persecuzione diretta, ha visto ridurre il suo areale, quindi vedete da questi pallini rossi, da prima si è trovato soltanto nella zona delle Alpi e poi anche dalle Alpi. Poi è scomparso dalle Alpi occidentali e infine nel secondo dopoguerra era rimasto presente con pochi individui soltanto nel Trentino occidentale. La storia dell'orso, per fortuna, finisce in maniera diversa rispetto a quella di moltissime altre specie, per le quali in realtà diciamo, l'ultimo schemino sarebbe quello di avere una scomparsa totale dei pallini rossi. La storia dell'orso è un po' diversa grazie appunto, una tutela legale che arriva in periodi storicamente particolari. A me fa sempre pensare il fatto che nel 1931 si sia pensato a fare una legge per la tutela dell'orso, che poi è diventato il testo unico sulla caccia promulgato dal Senato nel 1939, quindi diciamo, all'ingresso della Seconda Guerra Mondiale. Tutela legale che poi si è avvalsa di appunto di una normativa che vedete nel 1977, poi di nuovo nel 92, ha definito l'orso come specie particolarmente protetta, quindi ha accordato alla specie i livelli più alti a livello nazionale, ma poi anche a livello europeo ed internazionale, livelli più alti di protezione. Tuttavia,
Tutela legale, quindi, che ha protetto la specie e anche, scusate, dimenticavo, anche l'istituzione di un parco per la tutela dell'ultimo nucleo di orsi rimasti sulle Alpi, il Parco Naturale dell'Anello Brenta, ma sicuramente anche fenomeni socio-economici, cioè come i fenomeni socio-economici erano stati alla base della scomparsa della specie, diciamo, intorno agli anni, diciamo, dalla rivoluzione industriale in avanti, sono fenomeni socio-economici opposti quelli che ne decretano in qualche modo un po' il ritorno. Mi riferisco al territorio montano, quindi il fatto che le Alpi vengano abbandonate e quindi il territorio riprende a essere idoneo, appunto, non soltanto per l'orso, ma potrei parlarvi anche in particolare del lupo, piuttosto che anche di altre specie che piano piano si stanno, hanno iniziato a partire proprio dagli anni 70 per quanto riguarda l'orso, oppure potremmo dire a partire dalla fine degli anni 70 per quanto riguarda il lupo, a tornare nelle zone da dove erano stati scacciati. Queste impronte che vedete sono gli orsi, in realtà probabilmente non tanti orsi quante impronte, magari appunto i segni fanno capo magari allo stesso orso per il 1971-72, mentre negli altri tre casi sono orsi individui diversi, sono animali che dalla Slovenia si riaffacciano in territorio italiano, quindi sulle Alpi italiane. Teniamo presente che mentre quello che vi ho fatto vedere rappresenta l'estinzione sostanzialmente dalle Alpi italiane, e da tutte le Alpi sostanzialmente, però invece nelle zone dei Balcani, nelle zone dinariche, i monti dinarici, l'orso non si è mai estinto, anzi è rimasto intorno ai 1500-2000, forse intorno ai 1500 individui nel momento di minimo storico. Ad oggi si parla, diciamo, negli ultimi 20 anni, oggi parliamo di 2800 orsi nella zona appunto dei monti dinarici, quindi nella ex Jugoslavia, e appunto negli anni 70, 80, 90, probabilmente qualche individuo in meno, però qualche individuo ha ripreso la via delle Alpi a testimonianza del fatto che probabilmente l'habitat stava tornando ad essere idoneo. Questa ricolonizzazione spontanea però sulla fine degli anni 90 non è stata definita come, non è stata interpretata come sufficiente per salvaguardare l'ultima popolazione di orsi appunto presente sulle Alpi centrali, quella di cui vi accennavo prima, quella centrata nella zona orientale del Parco Naturale dell'Anello Brenta, quindi sulle Dolomiti di Brenta. Nel 1996, quando parte ufficialmente il progetto passato alla storia come Life Ursus, viene fatta un'indagine genetica e si scopre che gli orsi sono davvero molto pochi, sono due o tre, tutti maschi, e appunto tutti rifugiati nelle zone più impervie del Brenta orientale, tra la Val di Tovel e la Valle dello Sporeggio, in sostanza. Un contingente di due o tre soltanto maschi viene definito come chiaramente incapace di potersi riprendere da solo, e quindi nel 1999, dopo una serie di studi preliminari che adesso vi racconto molto velocemente, parte il progetto di reintroduzione che viene promosso dal Parco Naturale dell'Anello Brenta e condotto, almeno nelle sue prime fasi, in stretta collaborazione con la provincia di Trento e con l'ISPRA. Dico nelle prime fasi perché, come vedremo dopo, il passaggio di consegna alla provincia di Trento ha comportato anche un indebolimento complessivo del progetto. Il progetto Life Ursus, a onor di cronaca, termina ufficialmente come finanziamento europeo nel 2004. Però quando dico che è passato alla storia come Life Ursus, non faccio soltanto una battuta, ma mi riferisco al fatto che tuttora è possibile leggere sui giornali che venga definito Life Ursus quello che invece, diciamo, che si parli ancora di Life Ursus, quando invece bisognerebbe far riferimento a un progetto di conservazione dell'orso e non a questo Life Ursus che formalmente è finito proprio nel 2004. Vi dicevo che prima però della traslocazione vera e propria degli orsi, il progetto ha previsto sostanzialmente uno studio di idoneità ambientale che è andato a verificare su un'area ben più grossa di quella del Parco Anello Brenta, che qui vedete in giallo sulla sinistra, la presenza di aree idonee alla specie. Ed è stato, diciamo, questo studio di fattibilità è arrivato anche a quantificare l'area idonea e a prevedere quanti orsi potevano essere ospitati. E i risultati li vedete scritti in bianco e in rosso. Ci tengo a sottolineare questo perché un'altra delle critiche che spesso sono state fatte, vengono fatte al progetto di reintroduzione, era: ah, non avevate pensato al fatto che gli orsi si sarebbero allontanati. Ed è chiaramente una critica strumentale, perché invece questo era stato previsto. È stato poi il progetto, è stato la fase operativa, è stata preceduta
da un sondaggio di opinione che ancora una volta non ha riguardato soltanto la gente delle città, ma anzi ha tenuto fuori la vallata dell'Adige. Si è andati a chiedere, quindi vedete nel Trentino settentrionale, nel Trentino meridionale e nella zona alta del Veronese, nell'Alta Lombardia e in Alto Adige, si è andato a chiedere ai residenti che cosa avrebbero pensato della reintroduzione, del ritorno dell'orso. Come vedete, in quegli anni i favorevoli alla reintroduzione erano molto elevati, 70%, una percentuale che era addirittura più alta nel momento in cui si raccontavano i dettagli del progetto, quindi una parte di quello che io sto dicendo a voi. Ci tengo a sottolineare anche che prima della partenza, prima del rilascio degli orsi, il Parco di Anello Brenta ha stretto accordi molto, diciamo, di cooperazione e di partecipazione con tutti gli enti territoriali interessati alla presenza del plantigrado, anche solo potenzialmente, e con vari portatori di interesse. Se vi è caduto l'occhio, c'è l'Associazione Cacciatori, ma c'è anche il WWF. Questo per dire che anche la critica legata al fatto che il progetto non sia stato condiviso con le realtà confinanti è decisamente strumentale, almeno finché diciamo, il progetto è stato sotto l'egida dell'Unione Europea, quindi tra il 1996 e il 2004, quindi prima del passaggio di consegne alla provincia di Trento, questi accordi valevano e prevedevano sostanzialmente un aiuto sia nel monitoraggio che nella presa delle decisioni relative al futuro e al futuro degli orsi. Finalmente, dopo tutto quello che vi ho raccontato, tra il 1999 e il 2002 sono stati traslocati dalla Slovenia 10 orsi, 7 femmine e 3 maschi, che sono stati tutti rilasciati in Val di Tovel, quindi all'interno del Parco Naturale Anello Brenta. Sulla base appunto dello studio di fattibilità, questi 10 orsi erano il contingente minimo per dare un futuro alla popolazione di orsi in via d'estinzione sulle Dolomiti di Brenta. Ora non vi racconto quello che è successo tra il 99 e il 2020, quindi facciamo un salto di 20 anni, perché sennò staremmo qui tutto il giorno, perché mi interessa di più arrivare ai giorni nostri. La situazione è questa, la situazione, almeno a far data primi mesi del 2020, perché l'ultimo rapporto Grandi Carnivori che la provincia di Trento ha reso pubblico è in realtà ormai vecchio di 13-14 mesi, siamo in attesa appunto, sperando che venga pubblicato il rapporto Grandi Carnivori 2020, quindi facciamo conto che un anno fa gli orsi stimati come presenti in Trentino erano o tra gli 82 e i 93, a cui però si dovevano aggiungere i cuccioli nati nei primi mesi, o meglio, a cui oggi dovremmo aggiungere i 15-20 cuccioli nati nel 2020 e i, punto di domanda, altrettanti cuccioli nati nel 2021. Dovremmo però anche sottrarre chiaramente quegli animali che sono morti per cause naturali, per quegli animali che verosimilmente sono morti per cause invece antropiche, tenendo conto che la mortalità dei cuccioli è comunque abbastanza elevata. Quindi se volete tenere a mente un numero, perché tra questa sera vi chiedono ma quanti orsi ci sono nelle Alpi centrali, io vi consiglierei di parlare di qualcosa in più di 100, probabilmente qualcosa in più di 100. Ci sono però altri due cose importanti che voglio raccontarvi davanti a questa diapositiva. Beh, il primo sicuramente che il fatto che queste barre verdi crescano è testimonianza del fatto che gli orsi si sono ben adattati al territorio di vita. Se pensate appunto che nel 2002 erano tutti... appunto che nel 1999 rimanevano soltanto due o tre orsi autoctoni, vedete che comunque la popolazione è molto cresciuta. Tra parentesi, quei due o tre orsi autoctoni sono ora morti e non sono stati in grado purtroppo di riprodursi con le femmine slovene. Un dato quindi positivo dal punto di vista prettamente numerico, addirittura è stata superata quella popolazione minima vitale di una sessantina di orsi, che era stata stimata dallo studio di fattibilità, però mi sono messo sotto il fatto che appunto c'è un elevato rischio di consanguineità, un rischio di inbreeding, per il semplice motivo che tutti gli orsi presenti in Trentino discendono da soltanto due maschi. Ne erano stati rilasciati tre dalla Slovenia, ma uno è morto, è scomparso senza potersi riprodurre, e quindi sostanzialmente gli avi, i padri o nonni o bisnonni di tutti gli orsi del Trentino sono due orsi, Jose e Gasper. E questo chiaramente voi potete capire che non è una cosa che in natura avrebbe luogo. Ad oggi purtroppo nessun orso dalla Slovenia, né maschio né femmina,
riuscito a varcare la Valle dell'Adige e quindi non c'è ancora stata quella connessione funzionale con la popolazione slovena. C'è stato però appunto di nuovo un aumento, dicevamo, numerico e anche un aumento per quanto riguarda il territorio occupato. In blu vedete il territorio occupato dai maschi e in rosa invece, il poligono rosa, occupato dalle femmine. Vado un pochino più rapido, lo vediamo qua comunque. Questi sono i maschi. I maschi non si sono arrestati, non sono rimasti in Trentino, ma come vedete circa 38 orsi, almeno tra il 2005 e il 2019, sono usciti dal Trentino. Si è trattato di tutti orsi maschi. Purtroppo, come spesso accade, per quegli orsi che vanno sostanzialmente, per tutti quegli animali che vanno in dispersione, quindi che abbandonano il loro territorio di vita, si tratta di un affare abbastanza rischioso. Vedete che circa 15 sono morti o scomparsi. Due, come vi dicevo, non è avvenuto il contrario, nel senso che gli sloveni non sono arrivati in Trentino, però due orsi invece trentini sono tornati nella patria dei loro avi. E vedete, alcuni sono rientrati. Per quanto riguarda le femmine, invece, non è avvenuta questa dispersione. Le femmine sono filopatriche, quindi sono particolarmente fedeli alla loro area di nascita. Quello che è successo finora è che sono però rimaste tutte nel Trentino occidentale, il che, ripeto, dal punto di vista biologico non è una stranezza e non è un problema, però lo rappresenta perché in qualche lo rappresenta dal punto di vista sociale per il fenomeno che vi raccontavo prima. Cercando di guardare allargando la scala, quindi la situazione, grazie al progetto DINALBEAR, che ha fatto il punto della situazione. Vabbè, in questo caso nel 2017, ma quando è finito il progetto, più o meno lo schema potrebbe essere esattamente anche attuale nel 2021. La situazione è questa: quindi abbiamo una popolazione presente in maniera diciamo residente e non sporadica dove ci sono le macchie più scure, quindi nella parte sinistra dello schermo la popolazione delle Alpi centrali, quella che viene chiamata del Trentino, ma che in realtà gioca su un'area più grande del Trentino. Poi un grosso buco dove gli orsi ogni tanto passano, il Veneto, il Friuli, il Tarvisiano, e poi invece la popolazione, diciamo, sorgente, che è quella appunto della Slovenia, della Croazia e dei paesi appunto. Finisco questa seconda parte, inizio l'ultima parte più veloce che vuole arrivare a verificare quelli che sono gli strumenti. E vuole andare a vedere appunto le criticità, i valori aggiunti. Il punto fermo a cui volevo arrivare è che dal punto di vista ecologico potremmo dire senz'altro che le Alpi centrali sono un habitat favorevole per la presenza dell'orso. Lo hanno dimostrato appunto i 10 pionieri, i 10 fondatori che si sono riprodotti e diciamo diffusi così grandemente sul territorio. Molto più difficile è quello che noi chiamiamo con i miei colleghi ormai da un po' di anni l'habitat sociale, quindi quell'insieme di aspetti sociali, culturali e anche economici che decretano appunto il, diciamo, il benvenuto o meno a una specie. Però, per capire meglio i termini della questione, io preferisco invece che parlare di opinioni, affrontare la questione dal punto di vista numerico, a cominciare da quelli che sono appunto i conflitti di tipo economico. Ovunque gli orsi siano presenti, nel mondo si creano dei conflitti con le attività antropiche. In particolare, c'è una parte, una frazione della popolazione di orso, ovunque noi siamo nel mondo, che impara a sfruttare il patrimonio, in particolare apistico, zootecnico e agricolo. Ok, di quanto stiamo parlando? Lo vedete in questo schema, che tra l'altro fa parte del report Orsi problematici in provincia di Trento, che è stato redatto proprio un mesetto fa da ISPRA insieme al MUSE su incarico del Ministero dell'Ambiente. Lo trovate su internet e quindi appunto da lì è scaricato questo e il grafico successivo che vi farò vedere. Vedete che c'è una variazione, un'altalena per quanto riguarda l'andamento sia del numero che dell'entità di euro di danni. In media parliamo di 90.000 euro l'anno. Se facessimo una divisione per vedere quanti danni per orso, dovremmo dividere questi 91.000 euro diviso 100 orsi. Verrebbe fuori veramente, diciamo, una cifra abbastanza bassa. Però sarebbe un errore fare questa suddivisione. E lo vediamo tra poco perché. Però, beh, quello che preme sottolineare è che, chiaramente, se pensiamo a 91.000 euro per il nostro portafogli è tantissimo. Se pensiamo invece a una provincia e ai danni da fauna, chiaramente, diciamo, l'ordine di grandezza,
non è particolarmente elevato. A me viene sempre in mente quello che spendono delle province o delle regioni del centro Italia per quanto riguarda i danni da cinghiale. Parliamo di diversi ordini di grandezza in più. A queste cifre vanno chiaramente aggiunte anche i soldi necessari, quindi i soldi che vedete qua, le somme che vengono spese per la prevenzione. Qui però c'è un piccolo baco legato al fatto che mano a mano che si va avanti col tempo, in realtà in genere quello che avviene è che le opere di prevenzione e quindi la relativa spesa va a diminuire. Perché? Perché il territorio sostanzialmente dopo un certo periodo è sufficientemente fortificato dagli orsi. Il problema e quindi il bias è legato, l'avete già capito, dal fatto che cambiano colore le barre, dal fatto che a partire dal 2012 in Trentino è arrivato anche il lupo e quindi chiaramente tutta la zona, in particolare del Trentino orientale, ha dovuto fortificarsi e guardarsi dall'arrivo appunto anche del lupo. Ecco perché appunto la barra continua a crescere. Vi dicevo prima però che è sbagliato, diciamo, questi grafici non ci restituiscono una visione oggettiva e reale del fenomeno. E ve lo spiego utilizzando una storia di cui penso abbiate tutti sentito parlare, la storia di M49. M49, che è quel famoso orso, famoso perché è stato catturato 3 volte ed è riuscito a fuggire 2 dalla prigione del Casteller, dal recinto del Casteller, M49 nel 2018 e nel 2019 è stato responsabile da solo di 93 danni, ovvero del 31,5% delle somme totali di danni da orso in Trentino. Voi vi rendete conto che quindi nel 2019, quando c'erano circa 80 orsi, lui da solo ha contribuito per 1/3. Tra l'altro faceva danni su bovini ed equini, che erano difficilmente, sono chiaramente, soprattutto su bovini ed equini, che sono difficilmente difendibili, perché più difficili, ecco, rispetto a un apiario, e non solo è stato un animale particolarmente dannoso, e quindi a cui volevo arrivare al dire che gli orsi sì, diciamo, più aumenta il numero di orsi e più statisticamente aumenta in qualche modo il numero di danni, però le due cose non sono così strettamente legate, perché è un orso su 10 o un orso su 8 che ha un'indole particolarmente dannosa. E su questi orsi, peraltro, si può anche intervenire più o meno efficacemente. Il problema è che intervenire efficacemente significa utilizzare molte risorse. Quello che volevo farvi vedere qui sono tutte frasi prese da questo report ISPRA Muse di cui vi ho parlato prima. Vedete che M49 ha rappresentato non soltanto ingenti danni, cioè un elemento importante per quanto riguardava i danni, ma anche per quello che è stato lo sforzo che le squadre di emergenza della provincia di Trento hanno dovuto mettere appunto per quanto riguarda le uscite sul territorio. Vale la pena ricordare, perché anche questo è stato un enorme circolo vizioso da parte della stampa e della politica che ha strumentalizzato il tutto, che però M49 non è stato un orso aggressivo, non ha mai manifestato comportamenti aggressivi. Ciò nonostante, ha tentato di penetrare per 45 volte, se non ricordo male, all'interno di strutture abitate, malghe, baite, dove sentiva l'odore per esempio del latte o del formaggio. Questo significa che chiaramente aveva un'indole particolarmente dannosa, ma soprattutto rischiava di mettersi e metterci nei guai, perché chiaramente un orso che entra in una struttura abitata è un orso che a quel punto potrebbe sì reagire per autodifesa. Vi ho accennato al fatto che vi ho accennato alla squadra di emergenza, perché chiaramente ovunque ci siano gli orsi ci sono dei danni ed è necessario che gli enti pubblici si attrezzino per fare fronte alle situazioni critiche e di emergenza. Fare fronte in che modo? Fare fronte in questo modo, cioè questo che vedete è il PACOBACE, cioè il piano d'azione per la conservazione dell'orso nelle Alpi centro-orientali, figlio delle linee guida del progetto Life Ursus, è un accordo tra tutte le regioni alpine italiane e province autonome e il Ministero dell'Ambiente, che l'avrete già forse visto o lo capite leggendolo, che ha fatto una lista di atteggiamenti dell'orso, che vedete, orso scappa, orso si solleva e via dicendo, alcuni più lievi e altri invece più gravi. E a fronte di ciascuno di questi atteggiamenti ci sono delle contromisure, le cosiddette azioni suggerite, che vedete nella parte centrale dello schema. Azioni leggere,
come per esempio l'intervento della squadra di emergenza, e invece, e appunto, ecco, queste sono le uscite anno per anno della squadra di emergenza, che quindi fa dei presidi sul territorio, oppure utilizza dei razzi per sparati in aria per spaventare l'orso quando questi si avvicini ai, appunto, diciamo, ai suoi obiettivi. E ci sono però anche delle azioni più energiche, che sono appunto quelle legate, quelle lettere IJK, che avete visto nello schema prima, che prevedono appunto la cattura per posizionamento di un radio collare e rilascio in natura, oppure la cattura per captivazione permanente, oppure anche l'abbattimento. Sono cose sostanzialmente che avvengono ovunque in Europa, e mi verrebbe da dire, ho voluto mettere proprio questa diapositiva e sto terminando, non abbiate paura, mi viene da dire che non soltanto è quello che avviene ovunque siano presenti orsi, ma voglio sottolineare anche il fatto che è qualcosa che era già stato previsto. Qui colgo l'occasione per fare un complimento agli estensori dello studio di fattibilità del 1997, nel senso che Eugenio Dupré, Piero Genovesi, Luca Pedrotti, aggiungo anche Andrea Mostoni, avevano previsto tutto quello che è avvenuto, lo vedete sulla sinistra. Ci avevano previsto che la reintroduzione avesse delle buone probabilità di successo, che avrebbero potuto essere dei costi abbastanza alti, ma comunque sostenibili, che però era prioritario risolvere i conflitti, valutare con attenzione i passaggi ad est, quindi i collegamenti con l'est, e che fosse cruciale l'informazione. Quindi tutto assolutamente previsto. Perché oggi invece ci troviamo in una situazione diversa? Ci troviamo in una situazione diversa perché chiaramente gli orsi sono orsi. E quindi gli orsi vengono strumentalizzati dai partiti politici, a destra e a sinistra. Gli orsi vengono strumentalizzati nelle lotte tra Roma Capitale e invece il Trento, che si sente poco considerata. Quindi qualunque partito politico, e chiaramente vengono strumentalizzati perché poco conosciuti, e quindi da una parte li si usa come capri espiatori dell'abbandono di alcune pratiche di montagna, che in realtà hanno delle difficoltà economiche appunto per dei processi macroeconomici, non per l'orso, per il lupo, e dall'altra parte non li si conosce e quindi anche delle anime più, viene da dire, animaliste ne travalicano i confini, quindi addossano all'orso delle responsabilità o delle cose che l'orso non avrebbe, delle qualità che l'orsi non avrebbero. Il risultato è un po' questo. Vi ricordate che vi ho fatto vedere che nel 1997 era stato fatto un sondaggio che chiedeva ai trentini, cioè chiedeva non solo ai trentini, ma che cosa avrebbero pensato della reintroduzione dell'orso, e c'era stata una grande percentuale di gente favorevole. Ecco, questi sono i dati soltanto relativi alla provincia di Trento. Il sondaggio del 1997 è quello in azzurro, è stato rifatto nel 2003, quindi con gli orsi appena arrivati e sostanzialmente i trentini erano ancora soddisfatti, mentre nel 2011 il risultato è ribaltato, cioè il 64% dei trentini è contrario, ed è contrario perché sostanzialmente ha paura degli orsi. C'è una sola voce che parla appunto a favore del, che parla, c'è una sola voce che parla di orsi, ed è quella di chi ha paura, ed è quella degli allevatori, ed è quella soprattutto di chi usa anche la specie per strumentalizzare, come dicevo prima, per strumentalizzarne la presenza. Viceversa, e appunto con questo vado davvero a terminare, l'orso è sicuramente un valore, è un valore per ciascun territorio che lo ospita dal punto di vista ambientale, dal punto di vista culturale, e anche, mi viene da dire, dal punto di vista appunto storico. Ed è anche, mi viene da aggiungere, un'opportunità per reimparare qual è il senso del nostro stare su questo pianeta. Adesso l'ho detta un po' grossa, però ne sono fondamentalmente convinto che il senso finale dell'orso sia proprio quello di reinsegnarci che la foresta non è, che i boschi e che la natura non è casa nostra e che il pianeta va rispettato. Qual è quindi i passi che dovremmo fare per cercare di tenere presente questo valore, questa opportunità? Beh, ripartire sicuramente da una maggiore conoscenza della specie, e con questo intendo dire incentivare il monitoraggio, che invece in provincia di Trento sistematicamente negli ultimi 10 anni ha visto diminuire gli sforzi, si sa sempre meno dove stanno gli orsi e si sa anche sempre meno di che cosa fanno gli orsi. Ecco perché la ricerca scientifica, magari quella applicata, potrebbe essere molto utile, per esempio per identificare le aree maggiormente vulnerabili ai danni da orso e quindi sperimentare dei metodi di appunto di prevenzione dei danni. E sicuramente c'è bisogno di una comunicazione laica e trasparente
scusate se mi faccio un po' di pubblicità, penso appunto con i due libri che ho scritto sull'orso di aver tentato di farlo, ma appunto non mi voglio assolutamente fermare a me stesso e autocelebrare, e quindi vi cito per esempio delle esperienze a livello di internet o di social media che sono estremamente interessanti, non soltanto per il contributo elevato che danno alla conoscenza dell'orso, ma soprattutto perché stanno tentando di colmare il vuoto, il silenzio assordante delle istituzioni pubbliche che in qualche modo hanno smesso di comunicare e quindi lasciano in qualche modo l'orso in balia delle idiosincrasie, delle polarizzazioni che ogni estate lo rendono protagonista della cronaca. Vi ringrazio. Ci ho messo un'ora, spero di non avervi annoiato troppo, perché so che seguire in questo modo è ancora peggio che dal vivo. Vi ringrazio molto, se ci sono domande sono a disposizione. Grazie Filippo. Io passerei alle domande. Allora, inizio a leggertele. Io sì. Mi collegherei a quest'ultima parte e poi in caso passiamo a qualche domanda relativa alla prima, se ti va bene. Sì. Allora, chiedono, visto che le femmine sono tutte concentrate nel Trentino occidentale, è fattibile secondo lei traslocare qualche femmina nel Trentino orientale in modo da favorire l'espansione verso Oriente? Ma dal punto di vista tecnico sì, assolutamente sì. Chiaramente io le femmine, se potessi, appunto se avessi la bacchetta, diciamo sempre dal punto di vista solo tecnico, le femmine non le andrei a prendere nel Trentino, ma andrei a prendere dove ce ne sono di più, quindi in Slovenia o in Croazia. Poi però dal punto di vista sociale credo che la cosa non avverrà di certo in tempi rapidi, perché sostanzialmente non credo che nessun governatore si prenderebbe oggi la voglia o la responsabilità di fare una cosa di questo genere. Certo, grazie. Inoltre ci chiedono, sempre legate a queste tematiche della traslocazione, data la capacità di dispersione dei maschi e il fatto che le femmine tendono a rimanere nel territorio di nascita, ci si può aspettare che gli orsi colonizzeranno Piemonte e Lombardia? Se sì, in quali tempi? Ma i maschi in realtà ci sono già arrivati, in Lombardia parecchi. In Piemonte uno solo, però appunto il problema è che sono arrivati solo maschi, che poi hanno o fatto ritorno in Trentino, perché nel momento del riproduttivo non hanno trovato femmine, non c'erano femmine lì e quindi sono tornati in Trentino per riprodursi, oppure banalmente sono scomparsi in via, diciamo, o naturale oppure per bracconaggio. Quindi vale un po' la stessa risposta di prima, cioè, no, o meglio, quello che succederà in tempi medi, almeno è quello che succede alle popolazioni animali, è che piano piano anche le femmine andranno ad occupare i territori al di fuori del Trentino, perché ad un certo punto la capacità portante, quindi la capacità di ospitare femmine, sarà superata, e quindi anche le femmine dovranno andare a cercare cibo, tane, altrove. Con che velocità però non lo sappiamo perché non conosciamo abbastanza l'orso, e non lo sappiamo perché c'è di mezzo anche lo zampino, appunto, degli abbattimenti illegali sui quali noi non sappiamo nulla. Grazie. E inoltre chiedono, se non ci fosse stato il progetto di reintroduzione negli anni 90 in Trentino, l'orso sarebbe arrivato comunque, così come ha fatto il lupo? Beh, in realtà su questo abbiamo la risposta, e la risposta è no, perché in realtà non è che, diciamo, perché appunto nessun orso dalla Slovenia, neanche quei pallini, quelle zampine disegnate che vi ho fatto vedere, che avevano su 1971, 73, 85, eccetera, si è trattato di orsi singoli che sono arrivati, i maschi probabilmente, e poi sono scomparsi, quindi o tornati indietro ancora una volta, o morti per cause naturali o cause invece antropiche. Quindi la risposta è no, nel senso che se non si fosse fatto un progetto andando a prendere dei fondatori e traslocandoli, ci troveremmo senza orsi al momento nelle Alpi, appunto, perché poi gli orsi che sono in Slovenia non sono nella parte alpina. Grazie. Inoltre chiedono come vengono gestiti gli orsi problematici in altri paesi europei. Allora, diciamo che nelle zone dove ci sono delle popolazioni di orso stabili, dicendo questo penso in particolare appunto ai paesi balcanici, gli orsi vengono gestiti
tra virgolette, come dovremmo gestirli noi, o meglio, intendo dire con questo come c'è scritto nel Paco Bace, cioè attraverso appunto squadre di emergenza, e direi, se mi permettete, appunto attraverso l'abbattimento, cioè credo che in nessun altro paese europeo sia prevista, o magari è previsto, ma sia realizzata davvero il fatto che un orso problematico venga prelevato dalla popolazione e messo in un recinto come facciamo noi. Quando parlavamo con i colleghi sloveni, in qualche modo loro, in maniera, se volete, poco attenta alla sensibilità animalista che oggi esiste in Italia, però loro ridevano dicendo: ma scusa, fate due conti, se voi ogni anno avete un orso problematico, un orso, e lo dovete togliere dalla popolazione e mettere in un recinto, un orso vive 18 anni, vuol dire che voi, cioè tra 20 anni, quanti orsi avrete nei recinti, quanti recinti dovrete costruire? E questo appunto è sicuramente, attiene chiaramente alla sensibilità di ciascuno di noi, però è una risposta, mi verrebbe da dire, estremamente reale, pragmatica, comunque appunto sostanzialmente in questo modo. Quindi, come c'è scritto anche nei nostri documenti, sono in linea con il resto. Grazie. Adesso, prima di passare alla biologia, un'ultima domanda. Chiedono se c'è stata una collaborazione tra la provincia di Trento e il progetto DynalPeer, negli anni passati. Sì, la provincia di Trento era partner del progetto DINALP, e proprio nell'ambito del progetto DINALP sono stati in realtà portate avanti alcune azioni molto interessanti per quanto riguarda la rifusione dei danni e anche la cattura e radiopolarizzazione di alcuni individui. Grazie. Ora nella chat chiederò ancora una domanda relativa a questa parte. Secondo lei, qual è stato il principale errore, se c'è stato, che ha portato ad una riduzione così drastica del consenso dell'opinione pubblica? Io ho il vantaggio, come si diceva all'inizio, del fatto che non lavoro più per nessun ente pubblico, non sono un consulente, in particolare di Istituto Oikos. Quindi posso con gran gioia dire che sì, ci sono stati più di un errore, parecchi errori. Lo posso dire proprio perché non sono stipendiato da enti pubblici alpini, o almeno non sono un dipendente. E l'errore banalmente è stato il fatto che sono stati tolti soldi e professionalità all'orso. A mio modo di vedere, lo dico appunto, ho lavorato per parecchi anni al progetto Life Ursus, quindi lo dico, come dire, sapendo di essere di parte, però il progetto Life Ursus nei primi anni aveva avuto la capacità di, vabbè, chiaramente di attrarre soldi, perché si trattava di finanziamenti europei, soldi che sono stati usati in maniera, a mio modo di vedere, ottima per fare le cose che dovevano essere fatte, dalla comunicazione al radio tracking, al monitoraggio, alla gestione delle emergenze e dei danni. E viceversa aveva permesso di sviluppare al suo interno una serie di professionalità che poi invece nel passaggio di consegne sono state sostanzialmente non sfruttate da parte appunto degli enti che si sono presi in carico poi la gestione dell'orso. Negli ultimi anni poi c'è stata un po' la gara, proprio per quel circolo vizioso di strumentalizzazione tra politica e mass media e opinione pubblica, e quindi c'è stata la gara a togliere soldi all'orso, cioè qualunque gruppo politico si sia alternato. Per esempio, in provincia di Trento ha diminuito i fondi dedicati alla gestione dell'orso. Questo significa, è un autogol, perché se io non ho delle squadre di emergenza efficaci, se non ho dei sistemi di prevenzione efficaci, se non faccio una comunicazione efficace, chiaramente l'opinione pubblica calerà, il consenso dell'opinione pubblica cala. Grazie. Ora chiedono perché nel 2000 gli orsi sono scomparsi attorno a quegli anni lì. Qual è stata la causa principale? No, gli orsi in realtà sono scomparsi molto prima, cioè quelli del 2000 erano dei fantasmi che camminavano, poveretti, nel senso che, come vi ho fatto vedere, le popolazioni animali, la popolazione di orsi ha cominciato a diminuire a partire appunto dal 1700, ecco. Però quando le popolazioni animali scendono sotto una certa soglia,
sono appunto a rischio di estinzione. È come se imboccassero una china che lentamente o velocemente li porta a morire. Banalmente, fino agli anni 50, 60, gli orsi venivano ancora bracconati anche nella zona del Brenta, ma poi al di sotto di una certa consistenza ci sono dei problemi appunto legati all'inbreeding, e addirittura nel 2000, come accennavo, erano rimasti soltanto due o tre orsi maschi. Quindi è chiaro che questi orsi maschi, particolarmente schivi, quindi non, assolutamente non in grado probabilmente di raggiungere la Slovenia, erano destinati a non riprodursi più e quindi sono morti di vecchiaia quegli orsi. Grazie. Ok, ora passerei alla parte più legata alla biologia e ci chiedono se è possibile che un orso socializzi con un... Ma socializzi? Credo di no, però sono stati visti dei... Diciamo che tendenzialmente, non ho esperienza diretta, quello che ho letto vedrebbe il fatto che sono due specie che si evitano, pur senza odiarsi particolarmente, nel senso non, però appunto hanno una esclusione banalmente come diciamo due specie poste al vertice della piramide alimentare. Mi è capitato di recente di vedere un video, appunto addirittura forse dell'inverno scorso, girato in centro Italia di invece qualche appunto orsi e lupi che stavano sostanzialmente vicini. Però ecco, ripeto, che socializzino, no, l'orso non socializza sostanzialmente con niente, con nessuno. È un animale a cui piace stare da solo. Grazie. E poi chiedono se la consanguinità è un problema. Al momento non lo sappiamo, cioè non ci sono ancora stati degli eventi appunto di come dire, per esempio di morti o di indebolimenti sui quali è stata acclarata la magari la bassa, diciamo, dei problemi genetici. Voi sapete che la consanguineità, l'inbreeding, è quel fenomeno alla base del quale, per esempio, la casa reale inglese era soggetta all'emofilia, cioè il fatto che ci si incroci tra parenti può portare al fatto che geni altrimenti recessivi diventino invece, diciamo, si possano esprimere. E quindi appunto un esempio nell'uomo è l'emofilia. L'inbreeding anche negli animali può portare a questo, cioè una diminuzione della fitness. Noi non abbiamo ancora la contezza del fatto che ci siano stati delle morti per inbreeding. Però, ripeto, il fatto che siano tutti 100-120 orsi, tutti discendenti da due soli maschi, fa seriamente preoccupare. Grazie. Inoltre, poi chiedono se dei bidoni spazzatura con una chiusura di sicurezza che hanno visto in Canada servirebbero ad ovviare determinate problematiche. Sì, in realtà servirebbero sì, nel senso che diciamo sanitizzare il territorio, un brutto termine che però viene spesso usato in questo ambito, è un prerequisito per far sì che gli orsi non diventino confidenti e quindi problematici, nel senso che gli orsi devono tenere le distanze da noi e dalle nostre case e dalle nostre attività. Chiaramente però, come tutti gli animali selvatici, sono curiosi e sono anche particolarmente scaltri gli orsi. E quindi in realtà il fatto che loro possano trovare un bidone, per esempio con l'umido o con il residuo, e approfittarne, in qualche modo è un rinforzo positivo che li porterà la volta dopo magari a fare un metro in più nella direzione della nostra casa. Quindi il fatto che noi facciamo dei bidoni anti-orso previene in qualche modo l'insorgenza del problema. Quello che si sta facendo in Trentino, mi viene da dire, andrebbe fatto ancora di più, è l'installazione per ora appunto dei bidoni per l'umido, per la frazione organica, con una manopola sopra, una cosa molto semplice, sembra un po' la storia di Jurassic Park, nel senso che è una manopola che si gira molto semplicemente, però gli orsi, non avendo il pollice opponibile, non sono in grado di aprirlo, di aprirli. Questo va bene, però è stato fatto per ora soltanto in alcune aree, non in tutte le aree di presenza dell'orso, e mi verrebbe da dire che non è solo l'umido che attrae gli orsi. Parlando ancora una volta con i colleghi sloveni, ho sentito dei racconti legati al fatto che gli orsi sono veramente magari ghiotti anche di andare a leccare quello che noi buttiamo nella plastica. Ecco, quindi è un percorso che andrebbe fatto senz'altro anche a scala più ampia. Ok, controllo che non ci siano domande arrivate ora e poi concluderei. Anch'io sto guardando nella chat, penso che abbiamo risposto a tutto.
Una domanda più generica da Facebook, chiedono come mai c'è un accanimento dei media trentini verso orsi e lupi. Questa sì, è una domanda, una bella domanda, non è così facile rispondere. Io penso che sia proprio un risultato di quel cortocircuito a cui accennavo prima. Di base, in questi tempi, in questi ultimi anni, l'unica voce che si è sentita in Trentino è stata quella dei detrattori dell'orso, di quelli negativi nei confronti della specie. E quindi questo ha finito per influenzare anche l'opinione pubblica. Da una parte ha finito per far aver paura ai trentini, e questo lo dico appunto senza giudizi di merito. A me capita sempre più spesso, e mi fa molto male come cosa, di parlare con gente che mi dice: vi ammazzerei tutti a voi che avete lavorato per l'orso, perché io adesso ho paura e non vado più nel bosco. E questo, ripeto, mi fa male perché è colpa di una errata informazione, perché, come vi ho spiegato, io ho anche due figli piccoli e quando erano ancora più piccoli andavamo a cercare l'orso, chiaramente stando attenti a non metterci in situazioni negative, però è sufficiente, appunto, non abbiamo mai visto gli orsi con i miei figli perché avere già solo dei figli che vanno nel bosco significa che c'è già troppa confusione rispetto a cogliere di sorpresa un orso. Però appunto diciamo che la vulgata è questa. E quindi a fronte di questo molti si chiedono: ma perché? Ma qual è il senso dell'orso? Perché l'hanno portato se adesso è diventato un qualcosa che fa spendere soldi all'amministrazione pubblica e che allontana gli allevatori. In realtà, lo ripeto, non è così. Cioè l'orso non è un pericolo. L'orso può diventare pericoloso, ma è uno dei pericoli minori di cui dovremmo preoccuparci la mattina quando ci svegliamo e anche quando andiamo nei boschi. Ed è invece un valore per il territorio da tanti punti di vista. Grazie. Io concluderei, Filippo, se non hai altro da dire. Ho detto anche troppo, quindi vi ringrazio. Ringrazio tutti per la presenza e vi ricordo che se volete rivedere il webinar sarà presente fin da subito nella nostra pagina Facebook di Ausfado e tra qualche giorno credo che lo troverete anche su YouTube nel canale di Ausfitalia. Grazie Filippo. Grazie a tutti, grazie a tutti e arrivederci, buona Grazie. serata.